Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi sono qui a parlarvi di un film cult, ovvero The Texas Chainsaw Massacre. Da noi non aprite la porta perché in Italia, penso a quell'epoca, l'inglese, vabbè, anche se oggi che so tanti italiani che sanno l'inglese, tipo uno dei tanti sono io, però a me i titoli in inglese, diciamo, me la cavicchio. E l'hanno chiamato da noi, non aprite quella porta. Secondo me, io mi immagino quelli che l'hanno messo questo titolo italiano, non aprite quella porta, perché hanno visto il film e quindi ognuno apre una porta in questo film, crepa. Quindi dice, allora mettiamoci, non aprite quella porta. Così, bello, pulito. Però ci sta, dai. Niente, parliamo praticamente dell'originale del 74, primo film del maestro Tobe Hooper, che non è che ci se ne parla tanto, però si parla praticamente di Non aprite quella porta, però il regista andò un po' così. Questo è, diciamo, il film più di spicco che gli ha portato tanta fortuna, anche se ha fatto altri film, diciamo, abbastanza, diciamo, che hanno rivoluzionato un po' l'horror. Non so, per citarne qualcuno, Space Vampires, Night Terrors, anche se non mi ha fatto impazzire, e altri che in questo momento non mi vengono in mente, scusate. Fatemi sapere un vostro film, diciamo, che non sia Non aprite quella porta preferito, diciamo, di Tobe Hooper. Mi ricorda anche qualcos'altro, merca puttana, non mi sto ricordando, perdonatemi. Niente, la trama è questa, cioè è basato un po' su fatti realmente accaduti, però un po' più, diciamo, romanzati, un po' cambiati per renderlo più cinematografico possibile. E praticamente racconta questo gruppo di ragazzi che appena hanno saputo la notizia che stavano vandalizzando questo cimitero, i ragazzi si sono preoccupati un po' per la tomba del nonno. Quindi sono voluti andare lì e dicevano, vediamo un po' se hanno fatto danni anche a, diciamo, dove si è posto il nonno. Vanno lì, ma vedono che è tutto a posto, finché lo dicono, boh, che non andiamo a vedere casa vecchia, vediamo un po' come è messa, un po', diciamo, tornare indietro nel tempo, no? Praticamente sono due fratelli, un ragazzo, diciamo, che nella sedia a rotelle, e il fratello, l'altro amico e altre due ragazze, sono 35. Fino a che incontrano questo autostoppista. L'autostoppista è un po' malato, un po' squilibrato. Inizierà a fare dei discorsi un po' macabri su come ammazzare una mucca e altri animali e cosa farci con le anteriori e soprattutto il cervello, fino a che andrà a scadere, succederanno delle cose che dovranno buttarlo fuori dal furgoncino. Da qui i ragazzi troveranno la casa, sembrerebbe andare tutto ok, fino a che la benzina è finita, diciamo, andiamo a vedere un po' se qualcuno in giro c'ha un po' di benzina. E da qui faremo la nostra prima apparizione con il grandissimo Leatherface, che porca puttana, quando lo vedete la prima volta vi cacate in mano. Io preferisco più questo che i remake, ci sono certi veramente, certa gente che non capisce un cazzo, che ci sembra perché è nuovo quella cosa, allora è più bello di una cosa passata. No, non è così, non c'entra un cazzo. È un paragone che non ha senso. Quindi, il film con un budget di 140.000 dollari, non so come cazzo abbia fatto Tobe Hooper con questo, un cazzo c'aveva in mano niente per girare questo film. Sono usciti, film molto crudo, anzi, per essere un film di quell'epoca, cioè, insomma, è un film quasi 50 anni fa, fa la sua porca figura, c'è, cioè, molto sporco, fotografia molto, cioè tutto è perfetto in questo film. Io non ci cambierei un cazzo, cioè è tutto nella perfezione. Le reazioni dei personaggi, un po' uno dei personaggi un po' esagerato perché si mette a urlare come una pazza, ma vabbè, penso che chiunque, se sia a tavola con quattro psicopatici, non penso di essere lì tranquillo a mangiare e chiacchierare con loro.
esci completamente fuori di testa. Ogni inquadratura è studiata, ogni inquadratura è fatta per essere lì messa quell'inquadratura. Cioè, cazzo, non si può dire niente, niente ci si può dire. Il film io l'ho visto centinaia di volte, non mi stanco mai di vederlo. Merita, se siete abbonati a Midnight Factory, che la trovate su Amazon Prime, nessuno vi paga, vi avviso. La trovate il primo film. Gli altri dovreste cercarli. Ho visto un po' che qualcuno c'ha a noleggio, un po' ovunque, dovreste dare un po' un'occhiatina. Niente ragazzi, so che questo film ne hanno parlato tanti, tanti, tanti YouTuber, ne volevo parlare anche io, anche se sono praticamente anche io una briciola di sabbia, insieme a tutta sta sabbia che ne hanno parlato, però volevo dire anche io la mia, diciamo, su questo cult che vi farà abbastanza anche scioccare, diciamo, se entrate nel mood del film, vi terrà incollati. Più di un non aprite quella porta, diciamo, del 2003, dire, diciamo, anche se non era proprio bruttissimo quello del 2003, però qua siamo a un livello tutt'altro che, cioè, per me è inarrivabile. Ragazzi, parliamoci chiaro, ecco. Io vi ringrazio se fino a qua, ringrazio tutti i nuovi iscritti, chi mi mette like, chi commenta. Grazie veramente, ragazzi, almeno significa qualcosa, almeno c'è una risposta da voi, da tutti i miei video che faccio. Io, se non vi siete iscritti, iscrivetevi al canale se vi va, lasciate un piace, lasciate un mi piace, commentate e fatemi sapere un po' la vostra su che film preferite di Top Hooper. Se c'è non aprite quella porta, dite non aprite quella porta, non c'è problema. Niente, se attivate anche la campanellina se vi iscrivete, così sarete avvisati per ogni mio nuovo video che caricherò. Niente, ragazzi, vi lascio due video qua sotto, dateci un'occhiata e alla prossima.